Ok, questo è il progetto della chat fra server e client per il progetto di TPS. Ora spiegherò riga per riga il codice. Innanzitutto ho fatto due classi, una chat server e una chat client. Quella principale, partendo da quella del server, si vede un import di java.avt.color, che è un import di una classe che sostanzialmente permette l'inserimento dei colori, come si vede qui. Tuttavia, però, quando si realizza il codice vengono richiesti molti più import. Infatti prima c'erano circa una decina di import, che però quando ho riavviato Eclipse si vede che per qualche sua impostazione, visto che erano per la maggior parte import che riguardavano i Java frame, ha come dire, li ha, si può dire, inglobati e li ha levati qui dal codice. Tuttavia devono essere importati se si vuole realizzare questo programma. Vengono importati dalla classe Swing, come si può leggere qui, e sostanzialmente bisogna appunto anche importare i java.swing.javaframe, javalabel, javabutton, javapanel, javatextfield, e poi vanno anche importati i socket e i data input stream e output stream. Una volta fatto questo, si crea un metodo con il nome della classe per poter avviare un altro metodo dove sostanzialmente avviene tutto quanto il processo. E qui è il metodo init component, dove verrà creato il JavaFrame, dove a differenza di dove Eclipse, a differenza magari di altri componenti per scrivere programmi in Java, non permette di creare con una GUI una tabella dove lavorare graficamente, ma come in un linguaggio HTML va scritto manualmente, provando un po' con i valori, riavviando diverse volte il programma e vedendo cosa esce fuori sostanzialmente. Allora, all'inizio si crea una JavaFrame, qui può essere rinominato, non è tanto importante qui il nome, ma lo vedremo più avanti. Con il metodo setSize si scrive in pixel l'altezza e la larghezza del nostro JavaFrame, quindi della nostra tabellina. SetLocation è dove indichiamo lo spazio all'interno del frame dove andremo a lavorare, in questo caso 200 pixel per 200 pixel. SetEndCorrected l'ho messo su false, questo è un metodo che permette, volendo, di levare, diciamo, le barre esterne di una qualsiasi applicazione di Windows. Faccio un esempio: se apro qui una calcolatrice, come vedete c'è la calcolatrice, poi come ogni applicazione di Windows ci sono queste quattro barre qui, tre barre scusate, di chiusura, e si può ferrare dall'estremità e spostarlo per il nostro desktop. Se avessimo messo questo valore su true, non sarebbe stato possibile, ci sarebbe stato soltanto il nostro programma senza la X, la riduzione di icona e tutte le altre cose. Il layout l'ho messo sempre su nulla, in quanto non volevo importare un layout già fatto, ma volevo crearne uno mio. In seguito si crea una label, che sarebbe, anzi due, che sarebbero delle scritte che si inseriscono sul nostro frame. Qui si decide, bounds, si decidono i valori dove vanno posizionati. In questo caso io ho selezionato 5 pixel da sinistra, quindi lascerà 5 pixel, 5 pixel dall'alto, quindi verrà posizionato in alto a sinistra. 20 e 20 è la sua, diciamo, espansione. Qua invece c'è la sua propria grandezza. E qui il colore di questa scritta, come vedete la variabile uscita è semplicemente una X,
posizionata in alto a sinistra, io l'ho voluta decorare di bianco perché è di default grigia e non si vedeva. Stessa cosa per chat server, qui con set font gli ho cambiato un attimo il font, poi gli ho cambiato il colore, appunto le variabili di grandezza. Con questo comando mainframe.add gli si aggiungono perché altrimenti non vengono visualizzati. Tuttavia ho voluto mettere oltre, come dicevo, al solito tasto di Windows che qui permette di chiudere, ne ho voluto fare uno mio, che sarebbe questo tasto X. Per farlo ho dovuto usare il metodo atMouseListener e ho dovuto creare un'azione nel caso sul mouse si vada a cliccare questa X. E il metodo che ho fatto è semplicemente che dice che si esce dal programma, appunto. Qui poi ho creato un Java panel dove vengono visualizzate le scritte che sia che ri si ricevono sia che si scrivono nella chat. Niente. Gli ho messo un background, uno sfondo, se non sbaglio, simile al verd'acqua, appunto utilizzato il Java Color qui. Poi si trovavano su Google le varie tabelle con i colori. Io ho deciso di utilizzare questi e vabbè, però non c'è molto da dire, semplicemente l'ho aggiunta questa casella di testo. E qui invece c'è la text area che sarebbe proprio la casella di input dove in una chat io vado a scrivere ciò che voglio inviare, questo sarebbe il text area. Ho impostato un font e le grandezze e basta, l'ho aggiunto e ok, qui ho creato un text field che ha a che fare sempre con il discorso dell'input. Gli ho messo server due punti, si vedrà più avanti, era per poter distinguere chi sta scrivendo, perché altrimenti se tu guardi il risultato finale e non c'è scritto l'intestatario, non si capiva chi aveva inviato il messaggio, chi invece l'ha ricevuto. Invece mettendo server due punti, ovviamente di qui due, client due punti, si può distinguere chi scrive messaggi. Poi qui ho creato un bottone, che sarebbe il bottone per inviare il messaggio. Infatti c'è scritto send, come ovviamente per la X che avevo creato prima, ho aggiunto un'azione da fare quando si clicca questo bottone. E l'azione è utilizza, scusate, devo rivedere il data input stream e la data output stream, e già questo riguarda la parte fra la socket per inviarsi i messaggi. Vedete, riceve il testo che si è scritto nel text field, va a capo, riscrive server due punti e basta. Allora, qui c'è l'action performer, il main, dove il main è sostanzialmente qui inutile, ho soltanto creato un secondo main che poi ho avviato, s.start, ho avviato questo perché mi serviva un metodo che non fosse statico, perché altrimenti mi dava errore. E qui c'è la parte di riguardante le socket e la comunicazione fra le due parti. Metto come numero di porta 1888, accetto la richiesta del client, faccio avvenire la connessione e finché è vero, questo l'ho messo per evitare che la chat finisse dopo un singolo comando. Quindi diciamo che è un loop, ma fatto apposta per evitare che il programma finisca, dove sostanzialmente leggo e scrivo ogni scritta. Ora la parte del client è sostanzialmente identica, non cambia nulla.
se magari appunto, come dicevo, giusto è un po' la parte riguardante le socket, dove qui anziché creare il numero di porta bisogna scrivere il nome del destinatario e il suo numero di porta, poi connettersi. E niente, invece nel while il procedimento è lo stesso. Volevo far vedere qui, esatto, ho scritto client due punti anziché server, appunto per quel discorso che dicevo, per poter distinguere le due parti. Ora possiamo avviare il programma. Ok. Come vedete qui nella console appare questo qui è il chat server, dove ho messo un po' di system.out per vedere se la connessione avveniva. Una parte di server dice che è avvenuta e la parte di client stessa cosa. Infatti le due tabelle le ha aperte. Qui come vedete ci sono i due label, chat server e la X. Se ora io cliccassi su questa X il programma, come vedete, si chiude e termina anche questo. Quindi adesso lo riavviamo. Ok. Dove è finito? Ok. No, ha aperto due chat client. Fantastico. Ok, e qui c'è il text field dove adesso facciamo una prova veloce. Quindi ciao, io sono il server. Come vedete arriva istantaneamente anche dall'altra parte dove legge e dove può rispondere e quindi la chat funziona. Se si vuole poi concluderla, appunto, si può scegliere di restarla qui o tramite il pulsante creato. E questo era tutto.